Ok, forse qui ci eravamo passati. Sì, qui ci eravamo passati, ho capito dove siamo. Però era crollato tutto. È crollato tutto. Infatti di là non siamo potuti andare. Giusto? Sì, perché è tutto distrutto. Ok, quindi sono costretto ad andare avanti. Un segnale dell'avalanche. Hanno messo per la chiave di scorta i gessi? Ok. Vorrei tanto poterli ringraziare. Tifa. Giusto, dobbiamo andare. Mi dispiace interrompervi, ma il canale è poco più avanti. Lui non ha fatto un cazzo in tutto ciò. Lo sappiamo. Vai, andiamo. Ok. Ah, ho capito, è vero che c'era una porta qua da qualche parte. Sì, è in questa zona la porta. Vai a capire dove, però era qui. Loro sono già andati avanti, intanto. Prima era chiusa. Fate attenzione, mi raccomando. Perché sei intervenuto dopo il provino? Gli chiede Tifa. Me l'ha chiesto Anyan. Solo per quello? Non sono il tipo da rischiare così. Avanti, sbrigatevi. È vero, lui ci aveva aiutati. Però, apparentemente, non ci vuole dire il motivo. Ok, lo scopriremo. No, altri granchi. Che palle. Uno dei mostri più antipatici e pallosi del gioco, probabilmente. Ma mentre stanno così, le magie funzionano o no? Beh, male gli ha fatto male, dai. Direi di sì. Ok. Baretto. Quindi non c'è nessun'altra stanza segreta di qua, no? Zero. Dove cazzo era? Io me la ricordavo. Forse era questa la porta che ricordavo. Che non c'entra di nuovo niente. O no? Boh, andiamo avanti. Granchietti best boss dell'anno. Beh, guarda, se ci fosse un granchio boss piangerei probabilmente. Poco più avanti c'è il rifugio di Corneo. Vado prima io. Adesso va lui, attenzione. Ai ai ai. Zona di riposo. Significa che sta per succedere qualcosa. Allora, 3 mega pozioni. Vai. Etere, sti cazzi, questo lo compriamo. Coda di Fenice le compriamo. Ma anche un altro paio di queste, via. Poi, allora, mi avete detto di controllare la materia. La materia, come cazzo si chiamava? Terra ardente, elementale, ok. Evolutiva, la quantità di PA ottenuti dalla materia associata. Si è trasformata la materia che avevo. È diventata sta qua. Poi, vediamo se ho qualche nuovo item da mettere. Tipo, banda borchiata, però c'è la Barrett. Quindi niente. Quanto sono pessimo, non ho fatto acquisti, non ho fatto niente su ste cose. Guarda, Barrett neanche ce l'ha l'item. Ma lol. Vai, Barrett, mettiti sto diadema. Ok, mentre lei...
Banda borchiata, c'è la Barrett, come detto prima. A posto. Potrei vedere l'espansione delle armi. Probabilmente c'è qualcosa da fare. 22 PE. Cosa possiamo alzare? Vediamo. Un po' di potenza magica. Tanto per cambiare. Vai. Un po' di potenza magica per Claude. Vediamo Barrett. Barrett col diadema, esatto. Allora, Barrett. Potenza magica, difesa. Recupero PM subendo danni ingenti. Effetti di recupero ricevuti più 50% con pochi PV. E grazie a Teltro che regala un'altra sub. Così nel nulla. Grazie Teltro. Benvenuto Glacier. Non so che cavoli metterli. Questa cosa qua del recupero PV mi piace. Metto questa. Tifa. Che spavento. Come che spavento? Per il coso, l'alert. PE. Allora. Danni fisici parati potrebbe essere interessante intanto. Però non pariamo praticamente mai, quindi... Attacchi dall'alto, velocità barra TB. Velocità barra TB ci sta. Attacchi alle spalle. Vai. Va bene. Riposino sulla panchina e si va avanti. Probabilmente scatterà una boss fight o qualcosa. Ragazzi, il bro così notturno ti fa cagare sotto, me ne rendo conto. Me ne rendo conto perfettamente. Ok, allora, sono arrivato da qui. Deve andare di qua. Vabbè, c'è anche il tipo in piedi, quindi sì. È qui? Sì. Da dove si sale fino alla piattaforma? Da dentro. Mi sei ripresa per il culo? Non ci siamo ancora? Mi dispiace, ma ho un altro... What? Che cazzo? Prendiamolo. È importante. Dentro c'è la chiave. Cioè, è uscito un maiale e gli ha rubato i soldi, praticamente. Minchia, subito l'inseguimento. Buonanotte, però è pieno di nemici. Non è che sono ratti, per carità. Andiamo, andiamo, andiamo. Inseguiamolo, però aspettate. C'è un loot. Scusate. Quando ci vuole, ci vuole. Vai, 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 corriamo, è assolutamente urgente. Oh no. Oh no, ci sono i rettiliani. Cazzo. Vabbè, Claude, dai. Ma adesso il tipo di prima ci sta aiutando, per curiosità, non ho capito. Ma porca, ma che palle, ci ha schivato, mi ha fatto... Ma non sta aiutando niente, sto infame. Aspetta, fermo. Ok, me l'ha contata come fuga, va bene. Risettiamoci un attimo, curiamoci. Ma sì, dai, esageriamo.
Andiamo. Maledetti cosi. Vai, subito, subito attacco dall'alto, che non riesco neanche a schivare, ovviamente. Non sia mai. Ma guarda quanti danni mi fanno sti affari. Ma come fai? Dai, Barrett. Bravo, Barrett. C'è Claude che ha messo già malissimo. Che palle. Aspetta, mi sono accorto ora. Barrett è diventato una rana. Raga, mi hanno trasformato Barrett in una rana. Cambio anfibio. Colpisce pesantemente dopo aver spiccato un salto. Vai, attaccalo. Ma che cazzo era sto attacco che ha fatto? Che merda. E vabbè, raga, mi stanno battendo, praticamente. Minchia, ma... ma scherziamo? Quanto forti tre cose insieme? Mi hanno fatto il culo. Meno male che dovevo inseguire il coso. Quanto sono forti? Ma io non lo so. Ti fa dei guanti nuovi, ti conviene. Anche quello è vero. Vediamo un attimo. Anche Claude ha la spada. Se proprio vogliamo. Che cos'è sta roba? Mazza chiodata. Che schifo. Guanti di Mithril. No, i guanti piumati sono forti, raga. Io non so come approcciarli, cioè, ve lo dico. Allora, proviamo a fare una cosa. Magie. Ignira. Vai sul B. Oh, l'ho stremato. Cos'è sta storia? Li stremi con la magia? Vai, 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 chiudilo, chiudilo. Ok. Abbiamo fatto un po' malino, però ci siamo. Magia, Ignira. Barrett. Coda di Fenice, Tifa. Eh sì, apparentemente li stremo con la magia. E mi ha trasformato in una rana, chiaramente. Va bene. E comunque li sto facendo il culo in quanto rana, eh. Cioè, Tifa fuori il combattimento di nuovo. Barrett, ti prego, almeno tu che non sei una rana, potresti gentilmente provare a riportarci Tifa di nuovo, grazie. Cloud Rana. Vai, Cloud Rana. Abilità limite. Non posso usarla, giustamente. E che faccio? Bolla rana. Posso sparargli una bolla. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Oh no, anche Barret è diventato una rana, raga. Aiuto. Ma raga, ma come cazzo si fa? Cioè, ma stiamo scherzando. Tu hai voglia di scherzare. Aspetta, è tornato, è tornato. Vai, colpo incrociato. Vai. Barrett invece è ancora una rana. Però almeno può usare gli oggetti. Quindi vai tipo a curare Tifa. Occhio. Claude, sparali un Ignira. Sparali di nuovo un Ignira. Ragazzi,
Cosa hanno visto i miei occhi in questo scontro? Possiamo non commentare. Allora, Barrett, usa anche te una magia, dai. Su te stesso. Ma anche due, vai. Ah, ho sbagliato, vabbè. Scontro bellissimo, minchia. Siamo diventati tutti rane, una certa. Epico proprio. Vai, tu usati sto turbo etere che non ci sbatta di perdere 3 anni. Andiamo. Siamo nella loro tana, rete fognaria e tratto abbandonato. Possono venire fuori da qualsiasi parte. Molto bene, sono contento. Cos'è, è pieno di quei cosi? Allora, innanzitutto andiamo a prendere l'oggettino segreto. Cioè, segreto neanche troppo. Eccolo lì l'affare. Absodino. Ma cos'è mo sto a fare? Grazie Lee Viper. Ciao Eren, come va con Karen Devlin? Finalmente l'ottavo mese. GG. Va tutto bene, tutto bene. Oggi abbiamo passato una bella giornata tutti insieme. Comunque che schifo sti affari, eh. Ok, allora, a sto punto l'abbiamo preso? Teoricamente è lì, però se ne andrà sicuro. Vero che adesso te ne vai, schifoso? Ovvio. Ma santo cielo. Vai, continua a seguirlo. Ovviamente. Dai, Barrett. Molto bene. Com'è possibile che in questo tratto ogni cazzo di mostro mi porta al limite e arriva ad uccidermi quasi? E addirittura prima a battermi. Dai, Claude. Materia. Materia venifica. Vai, con le pozioni. Ne avevo 30 e passa prima, adesso non ho più un cazzo. Ma che palle, ma ce l'hai lì a 2 metri, piglialo, no? Niente, niente da fare. Oh no, c'è anche quello grosso, che palle. Ma che sbatta quell'affare. Allora, vai, ignira subito, che abbiamo capito come funziona. Più o meno, almeno. Credo di aver capito. Mettiamola così. Allora, Barrett, curami Claude, che tra poco lo seccano. No, sono diventato una rana. Vai, calcio anfibio.
Grande Barrett, ottimo. Allora, Tifa, abilità. Turbo pugno, vai. Claude. Dai, stremalo, ti prego. Ok, uno è andato. Vai. Mamma mia, ragazzi. Io non posso sprecare cure ogni combattimento, però. Come faccio ad andare avanti così? Vabbè, lì ci sono i granchi. Tutti, tutti li facciamo. I mob rompipalle. Tutti quanti. Schivalo. Vai qua. Una curettina tattica. Un'abilità stremante. Troppo lunga sta parte comunque, raga. Le maggiori critiche arrivate al gioco sono state che alcune zone del gioco le hanno allungate all'inverosimile. Effettivamente. Cioè, che serve fare tre ore di gameplay nella fogna? Cioè, dopo un po' basta. Ok, vai. Ovviamente lui spunta solo alla fine, chiaramente. Ok. Dobbiamo continuare ad andare dritti alla fine. Continuano a saltare fuori i nemici. È in trappola? Ci siamo? Davvero? Non ti facciamo niente. Sì, guarda, i tuoi simili li abbiamo killati tutti. Guarda com'era bene in trappola. Che palle. No. Madonna, che casino. Qua mi ammazzano 800. Guarda, sono già morto. Sono già morto. Infatti sono già morto, figa. Ecco. Ma come pretendi? Grazie Shadowblaze per la resub. Bentornato. Sono tutti stannati, rotti. Cioè, vabbè. Mi faccio abbattere. Almeno ricomincio con tutti gli HP. Minchia, ragazzi. Cioè, l'insieme della merda, tutto qua l'ha messo. E prendi la prima della battaglia. Il gioco dipenderà dal momento. Sì. Cos'è questo avviso pesante? Come fai? Non lo so, ragazzi, non lo so. E sono costretto, tra l'altro, a farlo. Non è che posso skipparla. Guarda te. Ma guarda te. Ok, allora. Fermi. Ho tutta la vita? Ah, no, il cazzo, non è vero. Ma pensa a te. Aspetta. Ma Teltlo.
Così, Teltro dona 10 sub a mezzanotte 20. Grazie, Teltro. Benvenuti, Gatto Pazzo, Watch Over per me, Green Lee, Luca Boss, Marco, Bese, Waikitsu, Bobo Gatto, Pisca, Errosk e Mezzo Lupo. Grazie mille, Teltro. Mamma mia. Raga, ringraziatelo, mi raccomando, se avete ricevuto la sub. Intanto andranno avanti per un po' le notifiche, giustamente. Allora, cerchiamo di levarcelo dalle palle subito quell'affare. Ok, vai, l'ho stremato immediatamente con le magie. Ok, top, schiva. Vai. Ecco, Claude è andato giù. Tiriamolo su che non mi fido a sto punto. Abilità, ira funesta, vai. Non gli faccio niente qua. Ora forse, ok. Grazie mille, Teltro. Grazie ancora. Allora, devo andare di qua. Ma lui... Ma porca troia, già... Ma è... Figa, è lì il maiale, lì fermo, al posto di fare il palo, vattelo a pigliare sto maiale di merda. E che palle. Ma porca, questa fase di gioco è odiosissima. Circondiamolo, eh. Finalmente, un'idea buona. Devo anche andare piano, hai capito, no? Guarda, ci piglia per il culo, ci piglia per il culo il maiale. Mi astengo, raga. Oh, finalmente! Ok, abbiamo trovato la stanza segreta. Ma il livello dell'acqua è alto, quindi non posso entrarci. Ok, credo di dover fare il giro e fare le magie di qua. Scusa, ci sarà modo di abbassare l'acqua, no? Ma che cazzo, che palle. Ah, ok, l'abbiamo preso finalmente il ladro. Minchia, è buono. Ovviamente è anche più forte del normale, perché deve rompere le palle. Maledizione, che odio totale. Altro che non ti faccio niente, ti lascio a fette sul terreno. Twitch, io... Comunque, ricordiamoci di dissociarci, di ricordare che è un gioco, eccetera, eccetera. Che è importante. Io mi concentro su quello grosso, comunque. Che ovviamente ne sono usciti altri 2000, come notate. Vai sul ladro. Allora, Claude, fai una bella cosa. Ma gli spari un igniga gigantesco. Che mi ha proprio rotto i coglioni. Bravo, Claude.
Minchia, ma non si strema manco a morire con quel coso. Allora, dobbiamo starci un attimo attenti perché stiamo facendo una brutta fine qua. Bisogna stare molto attenti. Ecco appunto, Barrett è giù e Tifa è quasi morta. Quindi, riporta su Barrett immediatamente. Ok. Facciamo un po' di ATB. Ok. Riportiamo su Tifa. Facciamoci direttamente una mega pozione. Ecco, porca puttana, ce l'ho quasi. Ovviamente. Ma porca troia, guarda che non mi danno il tempo. Tutti e tre così me li hanno fatti, tutti e tre. Ah, cazzo, che palle sto a fare, minchia, che due coglioni. Mi stavo curando in tutti e tre i casi, non mi hanno dato il tempo di far niente. Me li hanno shottati, anche due coglioni così. Io ragazzi volevo fare una live dove proseguivamo con la storia, però chi lo andava a pensare che ci buttavano nelle fogne. Santo cielo, santo cielo. Dai. Ma qua partiamo che stiamo già con le pezze. E quello è il problema. Allora dai, magie. Cura tutti, Claude. Buttiamoci un po' di eteri. E direi che ci siamo. Maiale schifoso, Madonna santa. Dai Barrett, tiriamoli giù più vita possibile prima che arrivino gli altri. E poi qua in realtà mi conviene andare sugli altri, perché sennò si accumulano troppo e rompono. Ecco, vedi che già stanno tryhardando. Vai. Ok, uno l'abbiamo levato. O forse no? Allora, ok, era un altro ferito, perfetto. Tifa. Vai Tifa, anche tu. Claude, curati, direi. E Barrett spara muzzo. Minchia, buono Claude. Ma che sta facendo quell'affare che ruota, poi mi tira le cose, boh, non si capisce. Dai. Dai, fallo fuori. Ok, un altro l'abbiamo tirato giù. Abilità limite. L'abilità limite. Ok, è rimasto solo lui. Perfetto. Vai. Abilità. Stremato. E adesso lo arriamo. Prima ho fatto l'errore di lasciare i minion, ragazzi.
Certo, era abbastanza esagerata la situazione. Bene, bene. Dammelo, e che vuoi? Ma è... Dammelo. È un fiore. Non è una chiave. Mi dispiace. C'è tutto sto casino. Direi che non è tuo. O è un ricordo di famiglia. Io non ho famiglia. Ci siamo illusi tutti e due, ragazza di Leslie, attenzione. Nel linguaggio dei fiori? No. Non devi più pensare a me. Cos'è questa storia di colpo? Cos'è? Corneo gli ha rubato la ragazza? È stato 6 mesi fa. Aveva superato il provino di Corneo, ma per colpa di quel bastardo è scappata subito dopo. Di suo mi resta solo questo. Azzarola. Non ci posso pensare. Gliel'avevo regalato io. Che cosa Sed? E tu ora vuoi... vendicarmi. Ovviamente. Lo so, non serve a niente. Ma se non faccio qualcosa, rischio di impazzire. Fa come credi. A noi interessa salire, nient'altro. Minchia, Claude, che palle però. Lo so. E siete in buone mani. Ora mi fido, dice Barrett. Uff, Barrett, cuore d'oro. Andiamo, più avanti c'è una scorciatoia. Sì, ma prima... Adesso non è che vorrei... Non voglio rimanere qui, però c'è il fatto della stanza segreta. È presente? Mi cazzo la tolgo l'acqua da qua. Che lì c'è una chiusa. Poi è tutto mega buio, non si capisce niente. Cioè, io devo entrare qui, però l'acqua riempie tutto. Non ho visto niente con cui interagire, di lì non si può andare. È tutto super buio. Dove cazzo devo andare? Che fastidio! Sarà più avanti. Preghiamo e speriamo che sia più avanti, ragazzi. Corneo, preparati. Avrai quello che ti meriti. Eccolo. Che ansia, però. Yes. Yes. Torniamo indietro. Scusa, Tifa, levati, però. Dopo tutta sta fatica, almeno abbiamo questo tesoro. L'unica cosa che mi fa dire è che non siamo venuti per niente. Che poi non ha neanche spostato questa chiusa, è proprio una cosa lì. Scriptatissima. Andiamo, 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 andiamo. No, però... Ma come? No! No, che inculata! Vabbè, ovviamente stiamo già morendo tutti subito.
Chiaro, questo è limpido. Principe Sagin. Bene. Direi ottimo. Ok. Dai, Barrett. Allora, Barrett, senti, qua... Inutile, ci pigliamo per il culo. Dobbiamo curarci. Siamo già con le pezze. Schivalo! Minchia, ma guarda quanto mi toglie! Ok, Tifa, ferma. Curati anche te. Claude, vai. Vai che è quasi stremato. Insisti. Ok, uno è andato. Stremato, vai. Schiva. Ok, abbiamo anche l'abilità limite tra poco, quindi ci sta. No. No, che palle. Mi ha fatto diventare un cazzo di rospo di nuovo. E vabbè, dai. Ira funeste. Tifa, turbopugno. Che traiardata, madonna. Claude. Oh, ok, si è ripreso. Abilità limite, vai. Colpo incrociato. Bene, abbiamo anche stremato, vai. Continua così. Assistiamo. Assistiamo tutti. Oh, vai. Vai. Ok. Mamma mia, che traiardata. Anello del rospo. Mi sembra giusto. Elisir. Tiara di smeraldi. Dovrebbe essere tutto qui. Ma cosa ne facciamo? Anche solo a vederla, sai quanto tempo ci vuole. E se diamo tutto a Marley, potrebbe servire agli abitanti del settore 7. Ah, a venderla, non a vederla, ok. Va bene, fatemi vedere solo una cosa a sto punto. No, l'anello non è un indossabile, che cos'era? Anello, forse sì, vediamo, anello del rospo. Accessori che, se indossato, dà un'inspiegabile voglia di saltellare. Infligge l'alterazione rospo in battaglia. Grazie, era proprio quello che volevo. Grazie mille, gioco. Ora possiamo andare oltre. Sono contento. Vediamo se almeno troviamo Don Corneo. Ci togliamo la soddisfazione. Beh, salire stiamo salendo, quantomeno. Ah, ok, siamo tornati qua giù, va bene. Qui dove eravamo morti. Che bei ricordi, eh? Anzi, qui forse. E infine, lì c'è la porta.
di cui aveva già la chiave, credo. Andiamo. Apri, apri. Come aspettate qui? Voglio entrare. Facciamo bene lasciarlo andare da solo? Io entro e me ne sbatto proprio i coglioni di quello che mi ha detto. Allora, riposino tattico. Io stacco tra un quarto d'ora, raga. Eccoci. Sono io, Leslie. Ti devo parlare. Sei solo? Sì. E le gattine dell'Avalanche dove sono? Ti avevo detto di portarmele qui. Cosa aspetti? Mi dispiace, ma volevo parlarti proprio di quello. Uff. Madonna. Lo sai che sono nascosto qui per colpa loro. Con quelle gattine mi sono lasciato sfuggire troppe cose di bocca. E la Shinra non ha gradito. Stando ai suoi piani, la piattaforma doveva fare molte, ma molte più vittime. Invece tanti sono stati avvisati e sono riusciti a scappare in tempo. Detto tra noi, la Shinra vuole abbandonare Midgar. Costruirà una città tutta nuova. E lì io sarei dovuto diventare il padrone del nuovo mercato murato. Vabbè, Teltro, mamma mia, ragazzi. Dopo guardo, Teltro. Aspetta, devo disattivare purtroppo le notifiche, però. Pensa che avevo in mente di affidarti il mio locale, dice Don Corneo. Che peccato. Ma ora dimmi, secondo te, quand'è che poco di buono come noi cominciano a spiattellare tutti i loro segreti? Quando hanno la vittoria in mano? Loser. Sei proprio sicuro? Non è possibile? Sì, sì, che è possibile. Parla di tutto quello che sai sulle faccende del settore 7. Ah, guarda là, guarda là. Hai voglia di scherzare? Mi piacerebbe. Cosa? Vi garantisco che non è uno scherzo. No, non dirmi che c'è la bestia. Ecco dov'era finito. No, ragazzi, vi lascio in compagnia del mio animaletto e se ne va. No, vabbè, che palle ste cose. Che rosicata, quanto rosico. Pure. Prima sistemiamo questo. Allora, prima che mi facciano il culo, ringrazio Teltro che ha regalato 13 sub alla community. Frarenks, Luca Gesualdo, Ultimate Jäger, Gemma DFS, Laxo, Jack, Emmuz, Nauti Jackal, Nico, XX Lollo, Carl Kurama e Slender. Benvenuti a tutti. E GG Teltro che così diventa top donator. Ha fatto proprio... ragazzi. Raga, è mezzanotte e 46. Che state combinando? Mauro, non ci sta. Non ci sta a non essere più top donator e regala 5 sub per controsuperare Teltro. A Barattolo di Gomiti. A Lu24, Juliet, Alex, Cirillo e Little Lord. Come non detto. Grazie ad entrambi, ragazzi, davvero. Ecco, adesso facciamoci spaccare il cosiddetto deretano.
da questo enorme coso. Non capisco che succede. Cioè, i vari nemici stupidi si stanno nascondendo. Perché io li vorrei eliminare tutti se possibile. Solo per chi ha seguito la live fino ad ora. Bravo. Fin qua ci siamo. Direi che sono assolutamente d'accordo. Attacchiamo il corno della bestia. Cerchiamo di danneggiarlo. Schivo Claude. Madonna santa. Vai, energira. Barret. Puntiamo la coda? Puntiamo la coda, dai, come non detto. Lasciamo stare il corno. Coda. Tifa. Turbo pugno alla coda. Di nuovo, turbo pugno alla coda. E Claude, attaccalo. Dove capita? Ok, e adesso li carichiamo un Igniga potentissimo, vai. Mi sa che l'Igniga potrebbe non essere andato a buon fine, visto che se n'è andato lì sopra il bastardo. Allora, ira funesta? Ira funesta, vai. Spacca un po' di questi minion stupidi. Non hai preso nessuno, Barret. Va bene uguale, dai. Ok, è abbastanza incazzato, mi sa. Oh no, ci evoca la melma dalle fogne. Che schifo. Vai, Barret. Ira funesta. Sulla coda, continuiamo, riprendiamo, anzi. Tifa, coda, Claude. Che cazzo è andato? Claude, lesione estremante, vai. Claude ha colpito un po' a caso. Proviamo a rifarli in Niga ora. Barret. Gli ho dato fuoco. Gli ho dato fuoco. Ma che figo. Si è andato a buttare nell'acqua perché gli ho dato fuoco. Mi sa che è il suo punto debole. Non avevo idea. L'ho scoperto a caso. Ma fa un botto piacere a saperlo. Niente, ci ha fottuto la grande intanto lui. Allora, tu rimettiti qui e allora gli dai un altro Ignira sulla coda. Che se l'abbiamo fatto particolarmente male. Oh no, Tifa, 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 Tifa. Buttati una mega pozza. Vai. Tifa è fuori combattimento. Ovviamente, non ha fatto in tempo a curarsi. Vai. Ora tu butti una mega pozione su Tifa. Vai. Grazie Drake per la resub. Bentornato. Cazzo, ho avuto paura che fosse un'altra pioggia di sub per un attimo. Cioè, paura relativamente, sia chiaro. Allora, qua ci serve un etere, assolutamente. Tsunami putrido. No bueno, no bueno. Vai, continua. Continua così. Mi fa lasciarla stare. Claude. Che succede? Che fanno? Sono morti? Perché sono morti a caso loro? Ah, li abbiamo killati noi e lui si è incazzato, tipo.
Perché è il capo dei maialini. Ma che cazzo so, raga. Tutti pazzi qua. Vai. Dai, Barrett. Siamo riusciti a togliergli la coda all'affare, che si sta toccando il culo per il dolore, poverino. E tra poco possiamo invocare un Esper, dai. Ottimo. Tifa, curati. Sennò poi è un casino. Coda, anche tu dovresti. Praticamente. Vai, invochiamo a sto punto Ifrit tutta la vita. Dai, Ifrit, vi rincontrate di nuovo, eh? Dai, l'altra volta gli hai fatto il culo già per benino. Questa volta mi sa che ricapiterà la stessa cosa. Abilità dell'invocazione, tuffo cremisi. Ma gli spariamo questo tuffo cremisi? Ma sì, dai, sparaglielo. Vai, vediamo che combini. Ottimo, ottimo. Allora, abilità dell'invocazione. Ancora Barrett. Ora, abilità dell'invocazione. Esplosione fiammante. Tifa ha l'abilità limite. Però sarebbe il caso di curarsi. Ecco. Come non da... Mi ha buttato giù Tifa e Claude insieme? What? Avete visto? Ifrit, sei fighissimo, però abbiamo un problema qua. Gli ha tolto 6.000. Sì. Abbiamo un problema, però. È incazzato nero e se non mi sbrigo... Ragazzi, è finito. Non ci credo. Stavo per sparare la coda di Fenice, ma ovviamente mi ha attaccato prima. Ovviamente. Come al solito, non sono riuscito a buttare la cura. Ho anche tentato la schivata, ma Barrett, cosa vuoi che schivi? Che palle, era la fine, era la fine. Santo cielo. Ci credo. Non ci voglio credere. È l'una. Sì, ragazzi, basta. Allora, è andata di sfiga, era quasi morto. Bastava aspettare. Ifrit uscendo di scena gli avrebbe fatto l'attacco finale e lo ammazzava già così. Cioè, era proprio matematico. Abbiamo avuto una sfiga assurda. Più che altro perché Claude e Tifa si sono trovati nel momento sbagliato. Entrambi li ha shottati. Quindi vabbè, adesso ci lasciamo. La prossima volta lo rifacciamo con un po' più di energie. Io vi ringrazio per aver seguito fino a quest'ora tarda.